Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi ragazzi rifacciamo la mia postazione da gaming, o da registrazione comunque. Era un po' che mi lamentavo sia nei video sia negli streaming del fatto che la mia attuale postazione mi stesse un po' stretta. Sia perché è la stessa da quando ho 2 anni, sia perché ormai con le esigenze di YouTube e delle streaming mi serve qualcosa di molto più congeniale e comodo soprattutto. Di conseguenza ho scelto già cosa comprare, ovvero la scrivania, il piano di appoggio e anche alcune decorazioni, ma prima voglio farvi vedere la situazione attuale che c'è nella mia stanza. Prima ricordo solo di mettere un like a questo video se questi tipi di vlog vi piacciono, ma soprattutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. Ragazzi, la postazione attuale è questa, e questa è la mia scrivania. È lunga 1,20 m e larga circa 60-65 cm. Il primo problema che risalta all'occhio, ragazzi, è che è troppo corta, cioè praticamente non c'entrano le cose che ci metto sopra. Ora è un po' in disordine, ma anche in generale, davvero ragazzi, è troppo piccola. Addirittura sono costretto a mettere le console come lì dietro o la PS5 qua sotto, proprio perché qui non c'entrano. Inoltre ragazzi, è davvero poco larga la scrivania attuale, in quanto per colpa del monitor e della tastiera non c'è lo spazio per mettere un quaderno o l'iPad con il quale scrivere e studiare. Questa postazione, a causa di come è fatta, mi costringe ad accendere le luci artificiali fin dal mattino, in quanto l'unica parte in cui entra luce dalla stanza è questa finestra, ma a causa di questa libreria che blocca tutta la luce, cioè qui è praticamente buio. Quindi ora il mio obiettivo ragazzi è di andare all'IKEA, comprare la nuova scrivania, comprare delle decorazioni per lo sfondo che vedete qui dietro della webcam, in modo da rendere anche quello che vedete nei video, nelle live, più piacevole, e anche abbellire proprio la mia di postazione. Oltre poi a levare la libreria e la scrivania che vedete qui. Non vedo l'ora di andare in questa avventura. Ragazzi, siamo arrivati all'IKEA, sono con il mio amico Eddie. Eddie è uno dei pochi amici che mi sono rimasti da dopo il liceo. Appassionato di tecnologia, ha aperto la sua pagina The Cleanest Desk su Instagram, che ora conta più di 85.000 follower. Quindi mi sono detto, chi meglio di lui per accompagnarmi in questa avventura? Ovviamente andate a seguirlo su Instagram, il link alla sua pagina è in descrizione, ma poi seguite anche la mia pagina FortuGamer ufficiale, che ci aiuterà in questa avventura, e ora entreremo. Ok ragazzi, siamo arrivati nella sezione studio ufficio e cercheremo qui la nostra scrivania. Ci siamo un po' ingegnerizzati, Eddie, per vedere quale fosse la nostra alternativa migliore. La cosa più intelligente da fare sarebbe mettere questa base con questa scrivania, ma un po' più lunga, perché questa è 140, mi servirebbe circa di 160. Allora boys, abbiamo più o meno deciso cosa prendere. Quello che ci interessa però in questo momento è mettere anche altro vicino alla nostra scrivania, quindi stiamo cercando anche una cassettiera o comunque cose di questo tipo. Ok ragazzi, l'abbiamo trovato il nostro modello dopo un'ardua ricerca. GG. Pesa. Ok, ok, no, ce l'ho, pesa solo. Ingegneria aerospaziale, ragazzi. Ce l'abbiamo. Ok, il prossimo obiettivo è prendere la scrivania proprio. Questa era la base. Ragazzi, la parte superiore della scrivania sta sul deposito, quindi saremo costretti ad andarla a prendere lì, o ce la porteranno, insomma. Abbiamo preso l'ordine di vendita e ora stiamo andando a ritirare. Cavolo, ragazzi, è faticoso aspettare qui. Allora, siamo usciti, stiamo portando il primo carico e a breve rientreremo per andare a prendere cassettiera e altri gadget. Spero che saremo un po' più veloci di come abbiamo fatto ora. Ragazzi, chi lo sta per chiudere, ne stiamo cercando velocemente le ultime cose che ci servono e non abbiamo tanto tempo. Forse non ce la faremo. Allora ragazzi, finalmente abbiamo preso quello che ci serviva. Mancherebbe solo la cassettiera, ma credo che quella poi la ordinerò online. Qui dietro c'è tutto, è di guida e stiamo tornando a casa. Guys, ho finalmente portato la roba sopra in questa rampa di scale e poi è tempo di montarla. Ok ragazzi, questo è il giorno dopo all'acquisto effettivo della scrivania. Ho levato un po' di cose da mezzo, come potete vedere la libreria qui già manca, ho scoperto che questo muro è sporco, mannaggia. E qui invece abbiamo ancora la postazione. Monterò prima la scrivania e poi man mano passerò tutte le cose dalla scrivania vecchia su quella nuova, per poi spostare la vecchia scrivania. Non sarà facile ragazzi, perché tra l'altro farò tutto in live mentre sono sul sito Viola. Fantastico. In questa avventura continuerà a farci compagnia Eddie e forse arriverà anche la mia ragazza. Dovremo anche proprio trapanare la scrivania per inserirci le viti, tutto quello che è necessario. Solo che io ed Eddie, nonostante il mio amico, nonostante siamo ingegneri non laureati, non sappiamo prendere in mano un martello. Quindi sarà molto grave come cosa. Non me lo ricordavo così. Devo mettere la base sopra la scrivania. Un esame. C'è un movimento, ma... Oh, ok. Allora,
Ho bucato la scrivania. Aiuto, ho bucato per forza. Ma io ho bucato la scrivania e il cartone. Eddie, ho bucato la scrivania? Come hai bucato la scrivania? Pensando. No, yeah, che avete fatto? Ma lo dovevi. Hai fatto il buco sul pavimento? No, ok. Qual è il problema? Scusa, mi stai facendo spaventare a morte. Che è successo? Dimmelo! Al bucato, che è successo? Il pavimento! No, il pavimento non lo. Questo è quanto, spero che non si distrugga niente. Allora ragazzi, posso spiegare. La situazione è la seguente. La scrivania l'ho montata, avete visto gli highlight sicuramente della live in cui l'ho bucata, eccetera. Ora, al posto di questa sedia ci metterò una cassettiera. E al posto di questa roba ci metterò tipo una libreria. Così, la cassettiera non oscurerà la luce che viene da fuori. Mentre invece nella cam si vedrà poi le decorazioni, i led, gli oggetti, le statue che metterò nella libreria che andrà qui. Sinceramente mi aspettavo che il tutto risultasse più semplice. Sia il montaggio della scrivania, sia l'idea per modificare la stanza sono andate in maniera piuttosto complicata, però ci stiamo riuscendo a poco. Ok ragazzi, finalmente sono tornato dall'IKEA e ho preso questi cubi che accumulerò per cercare di fare una pseudo libreria da mettere dietro la webcam come sfondo. Ragazzi, prima di procedere mi tocca allevare però queste cose al muro, quindi ora lo faccio un attimo. Allora, è qui ragazzi, ce l'abbiamo, cioè mi sembra decente, dai. È venuto meglio di quanto mi aspettassi. Devo ancora attaccarli, infatti questi cosi si muovono reciprocamente, però dai, più o meno ci sta. Vi faccio una prospettiva un po' più carina ragazzi, ma credo che sinceramente vada bene. Poi del resto mi piace, sta venendo bene, dai. Ragazzi, finalmente è arrivata tutta la roba che mancava alla postazione. La cassettiera di Amazon l'ho montata insieme alla mia ragazza. Cavolo, se non fosse stato per lei non sarei mai riuscito a farlo. Ragazzi, finalmente è arrivata l'ultima decorazione della mia stanza. Montiamola e vediamo com'è. Qui invece mi sono messo a scartare il tutto in maniera piuttosto fallimentare. Però cavolo ragazzi, guardate quanto è figo. Boys, finalmente con lo swoosh arrivato abbiamo concluso a tutti gli effetti la postazione. Finalmente posso farvela vedere. Quando entrate dalla porta ragazzi vedete questo. Metto il grandangolo e cavolo quanto è clean. Guardate lì lo swoosh quanto spacca. Tra l'altro, volendo, io posso anche accendere e fare questo effetto un po' più carino. Allora, partiamo un attimo dalla scrivania. La scrivania l'abbiamo montata assieme e anche bucata assieme. Però fortunatamente, devo essere sincero, non si vede troppo. Il buco è qui, però va, ho messo un po' di scotch, ho messo un po' di stucco separato. Lo swoosh lì è fantastico, veramente. Dopo vi faccio vedere anche un'altra figata dello swoosh. PS5, cuffie, microfono. E lì c'è il PC. Vabbè, poi qui sotto ci sono dei documenti e qui tutta la cassettiera con tutte le cose dentro. Qui il mio iPad, quel quale studio. Qui invece ci sono tutte le foto con i miei amici più importanti. Ne manca qualcuno, ma ragazzi vi prego non odiatemi, vi aggiungerò. Qui invece nella cassettiera di che ho compreso ho fatto un piccolo altarino. La cassettiera superiore con tutta questa roba Hypebeast. Questi ragazzi, queste scarpine qui che vedete in miniatura sono dei portachiavi che io però ho messo in esposizione. Tutti questi prodotti me li hanno regalati i miei amici di Hype Things. Se volete acquistare i loro prodotti ragazzi, sia l'espositore con il portachiavi o anche questa luce neon, in descrizione vi lascio il loro sito. Fanno veramente roba figa e di qualità ragazzi, quindi ve lo consiglio. Va bene, nelle altre parti delle cassette io ho messo libri e libri. Sì ragazzi, perché io sono una di quelle brutte persone che legge libri di imprenditoria e crescita personale. Ma ora viene il pezzo forte, vi faccio vedere com'è di sera. Cioè ragazzi, questo è l'effetto che si può ottenere di sera, è veramente una figata assurda. Questo LED dei miei amici di Hype Things, non so perché faccia così luce, è veramente una lampada. Tra l'altro posso anche abbassare con il telecomandino in dotazione, insomma, la luce messa, così forse è un po' meglio. Esatto, vedete? Così c'è una luce meno forte. Anche se io personalmente preferisco un pattern viola. Mamma mia, raga, quanto è figo. Ragazzi, voi non avete la più pallida idea da quanto tempo io desiderassi una nuova postazione. Finalmente, aver fatto questo viaggio con voi è solamente un onore. Spero che questa tipologia di video vi piaccia, ragazzi, perché io sto scoprendo che fare questa tipologia di vlog veramente lo amo. Se è così, lasciate un like a questo video, mi raccomando, ma soprattutto scrivete anche nei commenti magari qualche idea, qualche cosa in cui vorreste vedere che io mi cimentassi. Del resto vi ricordo solo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video folli che faremo assieme. E noi poi ci becchiamo alla prossima.